Let's rock, baby. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Sword. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. It looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. The castle is above this cliff. Come on, let's go! Ha! Benvenuti su Devil May Cry. Questo qui è un gioco che c'è su Steam. Ho comprato su Steam, ma ho avuto enormi problemi. Facciamo una cosa. Il video introduttivo
facciamo, non mi ricordo come si sala, aspetta, azione, arma, azione, forse salva in automatico. Allora facciamo così, per chi non vuole sentirla tiritera skippate almeno un minuto, però certe cose le devo dire perché le cose si dicono all'inizio e poi non mi perdo nel gameplay, quindi skippate almeno un minuto, fate anche due. Per chi volesse invece sentire una cosa, è che io avevo questo gioco, a parte che ce l'ho anche su come gioco per PC, che magari se riesco e se avrò voglia vi metterò la foto. Io ce l'avevo, cioè l'ho comprato, questa qui è la versione HD Collection, e io avevo Windows 8.1 e ci giocavo molto tranquillamente, finché non ho dovuto fare l'aggiornamento a Windows 10, perché sennò il PC mi dava problemi con vari programmi quali Steam. Sì, sono uno di quelli che ha fatto praticamente l'aggiornamento praticamente l'anno scorso. Quindi il gioco andava. Da quando io ho incominciato, cioè da quando ho fatto l'aggiornamento, il gioco non andava più. Il gioco non andava più, disinstalla, reinstalla, c'è gente che diceva anche che era un problema di compatibilità della scheda video, anche se è vero, io ho una scheda video vecchia, quindi può anche essere, ma il gioco prima andava. Voi non avete idea della fatica che ho fatto per farlo andare adesso. Forse è il più faticoso, ok? È il gioco più faticoso che sono riuscito a far ripartire. Quindi vi dico subito un'altra cosa: se ci dovessero essere dei problemi durante il gameplay, è perché ho fatto qualche modifica. Nel caso ci dovessero essere proprio dei problemi che non mi fanno continuare il gioco, io ovviamente i giochi li finisco tutti, quindi magari salteranno mesi prima di ricominciare o continuare il gioco. E questo però posso dirlo anche in futuro. Sta di fatto che io ho fatto molta fatica a farlo ripartire questo gioco. Non so come mai. Steam non dà nemmeno aiuto in questo. Però ora finalmente possiamo continuare. Se avete skippato, benissimo. Allora, questa qui è la versione HD Collection, quindi sono tutti e tre i Devil May Cry, che scambierò spesso con Final Fantasy o Resident Evil. Direi che comunque come HD Remake hanno fatto un buon lavoro. Allora, tasti. Io non mi ricordo. Allora, questo non fa nulla, questo salta e questo la spada. Attacco con la spada, poi R1 tira fuori le pistole. Come le spara le pistole però? Ok, L2 invece è questo. Ok, ecco qua. Con R1 e B si spara. Sto gioco ricordo che era famoso soprattutto per questo. Aspetta, momento, Ok, per questo. Quando spari in basso però. Allora, basta chiacchiere e andiamo avanti. Allora,
Io ci ho fatto quando riuscivo a giocarci, ero arrivato, non dico molto avanti, ma avevo fatto qualche capitolo. L'HD Collection secondo me è molto ben riuscita graficamente, perché il gioco non era così, c'erano più quadratini. Perché io questo gioco lo giocai all'epoca con... lo comprai, mi ricordo, con quei libretti, quelli che sono della mia leva lo sapranno benissimo, quei giornaletti che si compravano in cartoleria, giochi per il mio computer, game machine. Ok, io avevo quello. E non era così ben messo graficamente. Intanto qui ho raccolto la sfera gialla, ce ne saranno tipo di tre colori diversi. Questa qui è una pietra sacra che permette la vita oltre la morte. Questa non l'ho capita, probabilmente più avanti lo scoprirò. E intanto, allora, c'è da dire che la grafica è molto migliorata, ma questo vento a ripetizione, perché si sente che dopo un po' il vento smette e ricomincia. Adesso un esempio, ecco qui, praticamente non hanno fatto in modo che il vento continui, il vento dopo un po' va in ripetizione, ecco. Finalmente possiamo entrare. Io arriverò ad una zona di salvataggio che credo sia anche questa. Non mi ricordo se c'è l'autosalvataggio.